Ciao a tutte, ciao a tutti. Un'altra puntata del viaggio nel set della Porta Rossa. Vi racconto di una sequenza fra le più complicate da un punto di vista tecnico. Valentina, alias Vanessa, e Cagliostro, alias io, ci troviamo a dover calarci giù da una grondaia per raggiungere questa fatidica agenda rossa caduta sulla terrazza del vicino, insomma. E per farlo devono calarsi, o meglio, è Vanessa che deve calarsi giù per una grondaia dall'ultimo piano al penultimo di questa palazzina. È stato molto difficile, soprattutto quel passaggio. Quel passaggio è stato fatto con una controfigura e poi con Valentina stessa, che ha dimostrato grandissimo coraggio. Tutti noi abbiamo dovuto sfidare le vertigini, come avrete capito da queste pillole che vi stiamo fornendo, perché diversi di noi hanno avuto a che fare con scene pericolose, fra virgolette, fatte in collaborazione con un gruppo di stunt abilissimi e per far bene le quali però è servito anche il nostro apporto diretto, perché il regista, giustamente, maledetto sempre comunque, Carmine Lì, voleva anche dei primi piani in queste situazioni di stress e di pericolo dei personaggi. Sicché, dopo che l'ha fatta la stunt girl, ha dovuto farla anche Valentina, con ottimi esiti. Vale poi si è trovata di fronte un'altra difficoltà enorme, perché una volta arrivati nell'appartamento del condomino che si trova, senza saperlo, detentore di questa agenda, mentre provano a scappare si trovano di fronte l'inquilino, grandissimo attore Gianluca Gobbi, che saluto. Presa dall'inquilino che si trova in casa, una infiltrata, insomma, una probabile ladra, costui comincia a picchiarla. Se non fosse che la premiata ditta Cagliostro Vanessa architetta un piano lì per lì, cioè Vanessa fa finta di essere svenuta e poi approfitta del momento di impasse del suo aggressore per aggredirlo a sua volta, alla meglio, e scappa. Questa è una scena emotivamente difficilissima, perché come al solito giravamo tutto in sequenza. Valentina ha preso anche botte vere durante quella scena, perché è difficile controllarsi e allo stesso tempo rendere il giusto realismo. Gianluca Gobbi si scusava con lei ogni due per tre, ma Vale è stata fortissima. E c'è un'altra incombenza tecnica che è stata difficilissima da superare. Quando si gira bisogna stare attenti a non sovrapporsi troppo con le battute dei vari personaggi, altrimenti se ci si parla sempre l'uno sopra l'altro, per il tecnico del suono diventa difficilissimo riuscire a dare il materiale per fare un buon montaggio. In quella sequenza in cui lui aggredisce lei e io le suggerisco cosa fare, era difficilissimo riuscire per me a infilarmi nelle battute che di impeto Gianluca Gobbi, l'aggressore, urlava contro Valentina. Abbiamo dovuto rifarla a volte proprio per questo problema di overlap, così si chiama in gergo tecnico, cioè la sovrapposizione di voci. Per lo più, come tutta quanta la Porta Rossa si è girata a partire da un piano sequenza, cioè 4-5 minuti consecutivi con questa estetica, questa macchina particolare con un braccio meccanico idraulico che riesce a rimanere stabile ed è portata di peso da un cameraman, e poi abbiamo fatto delle inquadrature più strette, sempre con la estetica. Carmine si gira sempre tutto dall'inizio, sempre. Questo da un lato è un po' una tortura, dall'altro costringe gli attori a stare sempre nella giusta temperatura. Ecco, questo è uno degli, non dico ultimi, ma ci siamo quasi ormai, perché le puntate sono 6, episodi del viaggio nel set, e ci vediamo con altri miei compagni, non sempre così solo, alla prossima. Ciao a tutti, ciao a tutte.